Buongiorno a tutti dalla vostra regina libertina Mia. Oggi parliamo di un'altra questione che mi domandate spesso, preoccupatissimi. E se dovessi incontrare un uomo che ti fa godere più del tuo partner? Ma meglio, ragazzi, meglio! E il mio partner ne sarebbe felice, dovrebbe essere così per tutti, reciproco maschi e femmine. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, vi ricordo o mi presento per chi non mi conoscesse. Io sono Mia, fondatrice di Libertine Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi per scambisti. E vi chiedo anche la cortesia di iscrivervi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete il like e infine un commento. Olè. Tornando all'argomento del video di oggi, quindi se dovessi incontrare un partner, un uomo che mi faccia godere più del mio partner, cosa succede? Aiuto. Prima di tutto non parliamo di dimensioni, chiariamo subito, ma di saper far godere una donna. Quindi con qualsiasi cosa, le dita, le mani, la lingua, il pene, l'atteggiamento, insomma tutte quelle cose che creano eccitazione e che portano al godimento, magari perché no, all'orgasmo. Perché dovremmo essere felici se il nostro partner gode anche senza di noi? Perché è l'obiettivo, diciamo, no, non è l'obiettivo. Perché l'obiettivo comune per entrambi è essere contenti, essere felici e quindi non c'è niente, assolutamente niente di male se capita che appunto si gode più rispetto al nostro partner. E vi dirò di più, è più che normale e non sono io a dirlo. L'attrazione è chimica, è puramente chimica e quando c'è la chimica non ce n'è cazzi per nessuno, scusate il doppio senso. Cioè capite... È ovvio che noi ci troviamo benissimo con il nostro partner, lui ci conosce, sa cose, come prenderci, come farci godere, però c'è tutto un aspetto che è il fascino della novità, ok? E che appunto quel coinvolgimento emotivo che già ci fa partire predisposte, meglio predisposte a godere. E poi ragazzi, oh, ci sono uomini e donne, però adesso in questo caso parliamo appunto di uomini, ci sono uomini bravissimi, che sono bravi anche solo con le dita, e cioè prendiamone atto, uomini prendetene atto, bravi, ripeto, il mio partner è solo contento se io esco da una serata che ho goduto, e come io sono contenta se usciamo dalla serata e lui è fisicamente soddisfatto, ecco. Non dimentichiamoci, ecco, non dimenticatevi, vi prego, che l'attrazione sessuale è diversa, sono cose proprio due cose separate dall'attrazione emotiva. Quindi la fisicità e l'emotività sono due cose diverse, non venitemi a dire il contrario, grazie. La questione qui, uomini, non è una competizione, non è una gara di chi ce l'ha più grosso, di chi fa godere di più o meno. Qui tutti, l'obiettivo è essere tutti sessualmente soddisfatti, quindi se sono soddisfatta, quel sabato sera sono più soddisfatta da uno che uno sconosciuto che me la lecca e mi fa godere, non vuol dire che poi la prossima volta con mio marito non godo più, cioè è sbagliata questa associazione, perché molti dicono questa cosa, hanno paura di questa cosa, me la chiedono e ma poi non godo più, ma non è vero, non è assolutamente vero. Cioè le donne lo devono sapere, non potete non saperlo, che il fattore di raggiungere un orgasmo, di godere, è talmente un insieme di tantissime cose che è sbagliato e sarebbe stupido dire godo solo con mio partner e cioè non possiamo quasi deciderlo, ecco, succede e basta, è la natura, è la chimica. Spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettete un like, seguite il canale, commentatelo e seguitemi anche su Instagram, mia.libertinequeen. Un bacione dalla vostra regina libertina, Mia.